Ciao, sono Luca Guenza e sono un lighting designer. Nella pillola di oggi vedremo qual è il vocabolario di base di Resolume e com'è strutturata la sua interfaccia. Questa è l'area di Resolume dedicata alle clip. Le clip possono essere video, immagini, GIF, audio o sorgenti esterne come camere, schede di acquisizione o feed NDI. Cliccando sulla parte bassa della clip, ovvero sul nome, si aprirà una scheda dove ci sono tutte le impostazioni relative a quella determinata clip. Le clip vengono suddivise in layer. I layer vengono renderizzati dal basso verso l'alto. Questo significa che un layer più sta in alto, più ha priorità sui layer sottostanti. Ogni layer ha i suoi relativi controlli, come controllo di opacità, controllo del livello audio e master che comanda sia l'audio che l'opacità. Tasto solo per mettere in solo il layer selezionato, tasto bypass per bypassare il layer, menu Blend Mode per scegliere Blend Mode per il layer selezionato e tasto Clear che consente di espellere la clip attualmente in riproduzione su quel layer. I layer possono essere organizzati in gruppi. Anche per i layer, come per le clip, c'è un pannello dedicato con tutte le impostazioni relative. Le clip possono essere divise in deck. Il passaggio da un deck all'altro è istantaneo e non causa uno stop della riproduzione. Può essere molto utile dividere le clip in deck per averle suddivise per argomento e per avere uno show più ordinato. La composizione è invece il livello più alto del nostro file e racchiude i layer, le clip, gli effetti, i parametri e le shortcut. Anche la composizione ha una sua scheda dedicata con tutte le sue impostazioni. Se hai bisogno di maggiori informazioni o vuoi approfondire un argomento in particolare, scrivi pure una mail a stream@audioeffetti.it e saremo lieti di risponderti. Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale. Grazie per l'attenzione e al prossimo video!